E se invece indossassi questa pashmina grigia? È questo l'atteggiamento ora, odiare la mamma? Andiamo, noi siamo diverse. Come in una mamma per amica, ma con le tette più grandi. Non cambierà. Ehi, cerca di essere più positiva. Questa rabbia repressa tipica delle ragazze adolescenti che stai tirando fuori mi ha davvero annoiata. Sto male quando sei arrabbiata. Dai, vieni qui. Siamo io e te contro il mondo, non te lo dimenticare. Ehi, ciao! Tu chi sei? Io e i miei figli siamo venuti a vivere qui di fronte. So che hai dell'erba. Sai, non riesco a dormire. Ne avrei tanto bisogno. Dai, parla, ce l'hai o no? Grazie mille. Sono Marcus. Non ti drogare, Marcus. Harry Potter avrebbe paura? No, ma Ron sì. Sì, beh, Ron è un fifone. Ok, soldato, attenti! Ricordati, con il miele attiri più mosche, ma se dovessi incontrare un ave... Pongo per primo, crucio! Oh! Oh, 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 oh. Ehi, va tutto bene. Tu sei un mago, ricordi? Oh, carina questa, ti prego, dammi altre lezioni, dimmi di chi mi posso fidare, insegnamelo. Non voglio andare dallo psicologo. Tranquillo, non ci andrai. Non pagherò un inutile sbarbatello ipocrita in tweed che pensa di potersi fare un'idea della mia vita. Della vita di Austin? Vuoi dire della vita di Austin? Piccolo, ascoltami. Tu sei perfetto. Ma ti ho sentita. Dici che sei preoccupata. Non è vero quello che ho detto. Ti stavo solamente... Mentendo. Solamente proteggendo. Mai guardarsi indietro, solo avanti. È inutile scavare nel fango. Ci si sporca e basta. Meglio darsi una ripulita e andare avanti. Wow, che succede? Perché sorridi come se stessi per rivelare a Mignolo il piano per conquistare il mondo? Niente. Continui a sorprendermi, Georgia. Una donna impreparata è destinata al fallimento. Ah, sì, gongolo dalla gioia. Oh, merda! Aspetta, non piangere sulla salsa versata. Piango quanto mi pare piace.